Edizione come dire, all'aria aperta di Serenata per Roma dopo le due invernali al Teatro Quirino. Voi sapete che cosa può essere questo gioco? La riscoperta, la valorizzazione, la reinvenzione di tutto quello che è il patrimonio della canzone romana che noi stessi poi cerchiamo di lasciare sotto traccia perché un po' ce ne siamo vergognati nel corso dei decenni o dei secoli, e invece noi ce la riprendiamo con grande orgoglio. La musica romana, la musica romanesca in dialetto, quindi le serenate e gli stornelli, ma anche quelle dei cantautori che hanno fatto il tesoro nascosto di questa città. E mi è piaciuto iniziare questa terza edizione con un omaggio ad un grandissimo scomparso 34 anni fa, ma come sentite ancora pienamente tra noi, come Rino Gaetano. E allora
tantissima musica questa sera, duetti inaspettati, cose veramente che abbiamo preparato con il cuore tutti quanti. Mi piace pensare anche che alcuni di loro abbiano composto canzoni romane per l'occasione, mentre altri le abbiano scavato fino a trovare il tesoro. Un tesoro subito, immediato, lo andiamo a trovare con una ragazza che non è romana, e anche qui è toscana, come ci saranno siciliani, come ci saranno pugliesi, liguri, napoletani e quant'altro. Questa canzone che voi sentirete ora è stata ricreata dal premio Oscar Nicola Piovani. Era una canzone che i romani di 100 anni fa, quindi i nostri nonni, bisnonni eccetera, conoscevano come Erchiodo, oppure A voi. E praticamente è una canzone di un uomo che si sente come un chiodo appiccicato al muro, dice, perché è talmente colto dall'amore per questa donna che in qualche modo resta lì appeso. La sentite dalla voce, accompagnata da Michele Amadori al piano e da Max Leonelli alla chitarra. La sentite da Giulia Materli. Buonasera.